Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di fare un book tag che è stato creato da Giulia e Sissi, ma che io ho visto sul canale di Chiara. Comunque vi lascio tutti e tre i link ai loro canali giù nell'info box. Come avrete visto dal titolo, questo tag si chiama Io resto a casa book tag, quindi ci facciamo ispirare dalla quarantena per trovare nuovi titoli di cui parlare. Cominciamo subito! Prima domanda, leggere un libro per superare questa quarantena. Il libro che vi suggerisco di leggere durante la quarantena è Mangia, prega, ama di Elizabeth Gilbert. Perché? Perché da una parte vi farà viaggiare, perché l'autrice in questo libro parla del suo viaggio in Italia, in India e a Bali, quindi avrete modo di viaggiare con la fantasia rimanendo però a casa, al sicuro. Ma vi consiglio questo libro anche perché attraverso di esso potrete trovare qualche spunto, qualche consiglio per superare i momenti difficili. Alla fin fine vivere questa quarantena è difficile un po' per tutti, per alcune persone anche molto difficile, quindi perché no, grazie a questo libro potreste scoprire di avere dentro di voi la forza per andare avanti, per resistere ancora un po' e per migliorare la vostra vita in futuro. Quindi perché non darvi una possibilità, io ve lo straconsiglio durante questa quarantena. Seconda domanda, skincare routine, un libro dalla copertina meravigliosa. In questo caso ho scelto uno dei titoli della serie di Jules Verne che è uscita in edicola proprio quest'anno, o se non erro è iniziata alla fine del 2019. Non ho tutti i titoli perché in realtà i titoli dell'intera collezione erano una cinquantina, io ne ho scelti soltanto alcuni, quelli che mi interessavano di più, ma sicuramente la cosa che le accomuna è avere delle copertine fantastiche. Ecco perché vi mostro una che ho trovato e che mi piace particolarmente, quindi per farvi capire un po' lo stile di tutte le copertine delle opere di Jules Verne di questa collezione. In questo caso abbiamo 5 settimane in pallone, le copertine sono tutte rigide e hanno un sentore quasi di stoffa, non so come spiegarmi, con queste rifiniture dorate, insomma veramente curate in ogni dettaglio, anche al loro interno, delle edizioni fantastiche. Domanda 3. Esercizi fisici, un libro che rileggeresti spesso. Harry Potter e la pietra filosofale, l'unico libro, o meglio l'unica serie che io abbia riletto, perché io solitamente non rileggo i libri, quindi direi che il primo volume di questa serie è quello che rileggerei più spesso, anche se ovviamente dopo non mi potrei fermare e dovrei correre fino alla fine della storia di Harry Potter. Domanda 4. Cucinare. Un libro con all'interno ricette o un romanzo che abbia come tema la cucina? Chi mi conosce da un po' di tempo lo sa, non avrei potuto non nominare Chocolat di Joan Harris, scusate. Sicuramente un titolo che racconta di cucina. Joan Harris è un'autrice che in ogni libro mette un po' di cucina, per l'appunto, ma da un punto di vista sensoriale, nel senso che quando leggete le preparazioni che le sue protagoniste mettono in atto nelle loro cucine, sentite veramente gli odori, i sapori, il gusto, il tatto con gli ingredienti, insomma è veramente una maga nella descrizione delle pietanze, del cucinare, di come si preparano, insomma dei gustosissimi piatti. In questo libro ovviamente il protagonista è il cioccolato, la nostra protagonista ha una cioccolateria all'interno della quale vi lascio solo immaginare quali prelibatezze lei riesca a preparare. Quando leggete questo libro non potete farlo senza un cioccolatino accanto a voi o una bella tazza di cioccolata calda. Domanda 5. Serie TV e film. Un libro dal quale è stato tratto un film o una serie TV? Per questa domanda vi mostro un libro che sicuramente voi non riconoscerete perché non ha la copertina. Sto parlando di Radici. Io ho un'edizione che appunto non aveva più la sovracopertina, quindi non c'era titolo né niente. L'ho ricoperto con della carta da pacchi. Ho attaccato questo per scriverci sopra il titolo, ma poi non l'ho mai fatto perché io non ho una scrittura bellissima e sto aspettando che qualcuno lo scriva per me. Comunque questo è il libro di Radici. Da questo libro è stata tratta una miniserie televisiva nel 1977 e una nuova serie TV nel 2016. Io ho visto quest'ultima, mi è piaciuta moltissimo. La storia di Radici è qualcosa di fantastico, quindi io vi consiglierei assolutamente di partire dal libro.
Per dirvela in due parole, questa è la storia raccontata dallo stesso autore, che è un uomo di colore che vive in America e che ha ricercato i suoi antenati, ha ricostruito il suo albero genealogico fino a ritrovare i suoi antenati africani, i quali furono poi deportati in America come schiavi. È una storia bellissima, avvincente da morire, infatti vedete qui c'è tutto l'albero genealogico proprio all'inizio, quindi vi consiglierei il libro e poi ovviamente anche la serie TV. Domanda 6. Attività creative, un graphic novel, fumetto o manga? Per questa domanda faccio una premessa. Secondo me i fumetti di Topolino sono quelli più indicati per rispondere, perché io li adoro, mi piace leggerli, ogni volta è un'avventura diversa, quindi direi che quelli probabilmente sarebbe la mia prima scelta. Ma in questo caso ho deciso di mostrarvi due figlie di Leo Ortolani. Leo Ortolani è, come vedete qui, anche lui un fumettista, si può definire fumettista perché non me ne intendo molto, diciamo, di fumetti, graphic novel, eccetera, perché non è leggo tanti, comunque questo è uno dei libri sicuramente in cui compaiono le sue opere accanto ad una parte più descrittiva. Parla della sua adozione in Brasile di due sorelline. Se riconoscete i disegni è perché Leo Ortolani è l'autore di Ratman. Comunque il libro non mi è in realtà piaciuto moltissimo, perché secondo me è un po' troppo incentrato su una piccolissima parte dell'adozione, ovvero il momento in cui si incontrano le figlie, lui ha incontrato le proprie figlie, e poco su quello che accade prima e su quello che succede dopo, e l'ho trovato un po' forzatamente ironico, nel senso che voleva far ridere ma a me non faceva ridere, quindi non ho delle bellissime parole da spendere su questo libro purtroppo, però come vi ho detto non leggo molte graphic novel, manga, fumetti, e quindi questo mi aiutava a rispondere a questa domanda. Domanda 7. Ballare, un classico. Il classico, ormai se mi conoscete, oddio questa pila sta diventando un po' grande, comunque, ormai se mi conoscete sapete che il mio classico del cuore è Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Questa edizione è orrenda e mangiucchiata dal cane, infatti voglio comprare la nuova edizione che è uscita da poco e che magari vi lascio la copertina qui, se mi ricordo, e lo vorrei avere perché, nonostante io l'abbia già letto così, mi è piaciuto talmente tanto che vorrei avere un'edizione migliore. Notre Dame de Paris è uno dei classici più belli che abbia letto, meglio, il più bello che abbia mai letto. Non leggo moltissimi classici, quindi comunque la mia scelta è un po' limitata, però devo dire che questo li supera tutti. È un romanzo meraviglioso, ve lo straconsiglio. Domanda 8. Ascoltare musica, un libro che ti ha ricordato una canzone mentre lo leggevi. Allora, in realtà non mi è mai capitato di ripensare a una canzone mentre leggevo un libro, però ho cercato un libro che attualmente mi ricordasse una canzone e quindi ho scelto di mostrarvi Memoria di un soldato bambino. Questo libro è la storia vera di un bambino soldato, per l'appunto, quindi di come questo bambino in Sierra Leone, se non erro, sì, è stato reclutato per entrare a far parte dell'esercito, e tutte le cose tremende che questo bambino subisce e vede a causa, insomma, di questo reclutamento e di come poi, insomma, la sua storia andrà avanti fino a diventare l'autore lui stesso del libro. È un libro con una trama molto forte, molto toccante, e mi ha fatto pensare alla canzone Caramelle di Pier Davide Carone e di Arjack. Se non l'avete mai sentita, ascoltatela, ma preparatevi a sentire il cuore spezzarsi. In quella canzone in realtà non si parla di un bambino che è in guerra, ma si parla di pedofilia, quindi di adulti che violentano bambini, quindi non è un argomento sicuramente leggero. Lo fanno in una maniera sicuramente forte, toccante, qualcosa che riesce ad arrivare esattamente dove deve arrivare, cioè al centro del nostro cuore. So che i due argomenti ovviamente non sono la stessa cosa, cioè uno da una parte il reclutamento di bambini soldato e dall'altra appunto la violenza sessuale sui bambini. Fatto sta, comunque, i protagonisti sono i bambini, degli esseri innocenti, inviolabili, che in qualche maniera gli adulti si trovano a far soffrire e si trovano a violare, per l'appunto, qualcosa che è praticamente sacro. Quindi mi è venuto, insomma, da collegare queste due cose, il libro e la canzone. Domanda 9. Coccolare amici pelosi, un libro con protagonisti animali. Per questa domanda ho scelto di consigliarvi un libro praticamente sconosciuto, non ne parla mai nessuno, Etta e Otto e Russell e James. È la storia di Etta, una donna di più di 80 anni che decide di vedere il mare e prende una mattina, parte da sola per questo viaggio lunghissimo che la dovrebbe portare al mare.
Purtroppo c'è un piccolo inconveniente: Etta soffre di Alzheimer, quindi dimentica le cose, quindi per lei un viaggio del genere non è assolutamente semplice, non solo a causa dell'età. Otto e Russell sono altri due personaggi, Otto è suo marito, Russell è un vicino di casa che interagiscono con lei e con la sua avventura, non vi dirò altro. E James invece è un cane, come si vede anche dal disegno qui, un cane che entrerà in contatto con i vari protagonisti di questo libro e che in qualche modo fa da filo conduttore alla loro storia. Non leggo molti libri con protagonisti animali, anzi non mi capita quasi mai, e quindi ho deciso di suggerirvi questo perché anche se James non è il vero protagonista del libro, è sicuramente un elemento importante. Domanda 10. Movimentiamo questa quarantena. Pesca ad occhi chiusi dalla libreria la tua prossima lettura a sorpresa. Ho pubblicato da poco un video, ve lo lascio qui, nel quale vi parlo di tutti i libri che devo ancora leggere, che aspettano di essere letti nella mia libreria. Quindi ho deciso di non pescare a casaccio perché non sono tanti e ho bisogno di seguire un ordine mentale che mi sono data, o comunque di non farmi guidare dalla sorte. Devo essere ispirata quando inizio un nuovo libro, quindi semplicemente vi mostro il prossimo che leggerò. Sto parlando di Possiamo salvare il mondo prima di cena di Jonathan Safran Foer, un libro che parla dell'impatto della nostra alimentazione sull'ambiente, ne avrete sicuramente sentito parlare. Sono veramente curiosa di leggerlo, è tanto che l'ho in libreria, quindi non vedo l'ora di cominciarlo appena avrò finito la lettura che sto facendo. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e soprattutto invito tutti voi a rifare lo stesso book tag. Vi aspetto nei commenti con le vostre risposte e niente, ovviamente vi invito a fare tante belle letture durante questa quarantena. Noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!